Siamo con l'avvocato Francesco Silvestri, ben ritrovato avvocato, grazie per essere qui con noi su Woman Times. E oggi, avvocato, vorrei parlare con lei di un caso che un po' ha fatto clamore, perché una grande showgirl, una donna dello spettacolo, ha detto praticamente in diretta, quindi insomma non tra le righe, ma l'ha detto pubblicamente in un grande programma televisivo, che qualche anno fa in alcuni suoi contratti, che ovviamente stipulava con l'azienda per la quale lavorava, c'era una postilla, una clausola che recitava che se lei fosse andata in gravidanza, fosse rimasta incinta, alla fine non avrebbe più lavorato, avrebbero rescisso questo contratto. Una dichiarazione molto forte. Allora volevo chiedere un parere, ma soprattutto più che altro chiederle se tutto ciò era possibile. Parliamo al passato, perché lei parla di qualche anno fa. Dunque, premetto che ovviamente non ignoro la fattispecie concreta, quindi ne ho bisogno di contratti come penso un po' tutti, quindi ho soltanto anch'io appreso dalla stampa questa vicenda. Vicenda che, devo dire, da tecnico mi lascia molto perplesso. Perché? Perché nel nostro ordinamento, ma già dal 47, quindi da quando abbiamo avuto la nostra Costituzione, la maternità e le lavoratrici, sia maternità che meno, sono molto tutelate, giustamente, a partire dall'articolo 3 della Costituzione, uguaglianza formale e sostanziale. L'articolo 37 della Costituzione si occupa peculiarmente della lavoratrice madre, donna e madre, quindi pertanto questa come dire, questa vicenda mi lascia appunto perplesso, perché premesso che nel 2001 decreto legislativo 151 dal 2001, quindi c'è una normativa molto puntuale, rigorosissima, giustamente, a tutela delle donne e delle madri in particolare. Queste clausole a cui ha accennato la showgirl sarebbero pacificamente nulle, ma non solo nulle, ma sia in ambito di rapporto di lavoro subordinato, quindi di dipendenza, sia addirittura di lavoro autonomo. Quindi anche se si facesse un contratto tra un'azienda e un avvocato, o con una showgirl, o con un calciatore, anzi calciatrice, perché proprio perché ci sono questi articoli, soprattutto perché ci sono questi articoli della Costituzione, ma poi anche normative comunitarie, che tutelano al 100% la maternità, vietando il licenziamento, dichiarando per esempio il licenziamento, considerando il licenziamento nullo anche qualora il datore di lavoro ignorasse lo stato di gravidanza, cioè un elemento oggettivo. In sostanza, la donna da 300 giorni dal concepimento, che per legge c'è proprio un articolo che lo prevede, viene individuato nei 300 giorni prima dalla data di presunta del parto, fino a un anno dopo non può essere licenziata. E ciò a prescindere dalla consapevolezza o meno, dalla malafede o meno. Quindi sinceramente mi sembra una vicenda curiosa. Tutto è possibile, ma mi sembra molto strano. Detto ciò, questa, come dire, è la forma. Se poi la persona, o purtroppo cose che poi avvengono quotidianamente, se poi nella sostanza, nei fatti, il datore di lavoro o il committente, quindi parliamo anche tra privati, approccia la lavoratrice dicendo: guarda, te non puoi rimanere incinta, altrimenti poi quando scade il primo contratto non ti riassumo, oppure quando scade questo periodo di collaborazione autonoma dimenticati di lavorare con me, questo è un altro discorso. Chiarissimo. E allora ci sono anche altre ipotesi, le chiedo: al di fuori del contratto, dell'eventuale contratto di lavoro, tra il lavoratore, appunto il datore di lavoro, ci può essere un accordo privato, quindi una lettera, qualcosa che si può stipulare al di fuori del contratto? Sì, allora, intanto va anche detto che in alcune tipologie di rapporti, quale ad esempio quello dello spettacolo, quindi forse in quel caso era stato stipulato un contratto simile, o ad esempio nel rapporto di lavoro sportivo, o quando si vedono attività particolarmente rischiose, rocciatori, sciatori, ci sono lavori di questo tipo. Ovviamente la gravidanza e la maternità può implicare una sospensione, anche doverosa, del rapporto di lavoro, al di là del periodo invece previsto per legge di sospensione, che vale per tutte le donne, cioè 2 mesi prima e 3 mesi dopo il parto. In questo caso il rapporto si può sospendere, ma la lavoratrice al solito è tutelata, ha diritto alla retribuzione, ha diritto a indennità anche da parte dell'INPS, quindi da parte dello Stato, perché non è tanto un problema di rapporto privatissimo tra datore e lavoratrice, ma tra lavoratrice come cittadina, che viene tutelata anche dallo Stato.
E infatti la violazione di queste norme implica anche responsabilità penali, perché lo Stato persegue il datore di lavoro o il committente, nel caso del rapporto privato, a prescindere dal rapporto privatistico. Detto ciò, quindi, per tornare alla sua domanda, forse mi sono dilungato un po' troppo, è una clausola extracontrattuale, che poi extracontrattuale al di fuori del contratto, come dire, significa poco, perché è sempre una clausola scritta, quindi sarebbe un'integrazione contrattuale, sarebbe nulla. Ma ripeto, non solo nulla, ma addirittura potrebbe configurarsi come ipotesi di reato. E anche se al lavoratore o alla lavoratrice venisse imposta, come le famose dimissioni in bianco, io ti assumo e ti faccio firmare subito un foglio bianco per dimissioni, che ora non si può più fare perché vanno fatte telematicamente, ma al pari una clausola simile imposta sarebbe nulla. Quindi anche se il lavoratore fosse consapevole, l'avesse firmata volontariamente, senza una violenza fisica vera e propria, comunque a posteriori sarebbe annullata da qualsiasi giudice. Perfetto, grazie avvocato per averci chiarito le idee e alla prossima. Grazie a voi, alla prossima.